è nato tutto da quando mi hanno proposto, ho detto, ma siete sicuri? Cioè, fare il doppiatore non è una cosa semplice. Che siete matti? Ma stai sfuttendo? E quindi ero un po' perplesso, però poi devo essere sincero che una volta iniziato ieri è stato molto più molto divertente. No problem, ci pensi io. Certo, all'inizio devi prendere un po' i tempi, devi capire un po' il meccanismo, però è divertente. Niente avvocato quando se ne guai, niente macchine, niente poi sto fatto di vedere Dennis Rodman, questo grande atleta, questo giocatore un po' particolare, che ogni tanto parla pure il napoletano, ma va benissimo. Sono sempre number one, sono numero uno, continuo a dirlo, sono numero uno, sono sempre più forte. Dennis Rodman l'ho sempre visto come un matto scatenato, veramente con tutti sti capelli, orecchini, sicuramente non passa inosservato. Poi quando viene in Italia vi incontrate e vedi cosa dice. Sì, quello è grosso, quello è vero. A parte che piglia gli orecchini. Parte dei proventi verrà data alla fondazione Cannavaro Ferrara. La nostra è una piccola fondazione che è nata da pochi anni e sul territorio soprattutto campano e cerca di stare vicino ai ragazzi che sono in difficoltà. Bisogna collaborare tutti. Ah sì, sono qua. Piccoli obiettivi ma importanti. Voglio mai smettere di sognare e crederci. Quando uno ha la possibilità di fare qualcosa per i bambini deve accettare senza pensarci su due volte. Ve gusta? Io quando vedo una persona di colore diverso, di statura diversa, cioè per me siamo tutti uguali, quindi non c'è nessun problema, anzi guai a pensare diversamente questa cosa. Qui siamo tutti uguali e noi vogliamo dimostrare che non è importante se sei piccolo o grande. Con il gioco di squadra tutto è possibile. E ricordate, l'obiettivo non è vincere, perché se ce la mettete tutta, avete già vinto. Fabio, ma com'è Dennis Rodman? È grosso. Non è male, sei bravissimo.